Eccoci qui, il vostro Diablotex prontissimo per continuare su Atelier Ryza 2 in collaborazione con Koch Media Games. Quindi andiamo veloci, un ringraziamento a tutto lo staff di Koch Media Games per questa bellissima e fantastica collaborazione e un ringraziamento a tutti i miei iscritti sul mio canale YouTube. Allora ragazzi, io ho fatto un po' di alchimia perché non sono andato avanti, non ho proseguito, perché essendo che qui compare che c'è da far qualcosina dentro casa, io avevo il timore che se uscivo dalla mia abitazione, diciamo, per andare in giro a livellare, poi come rientravo può partire qualche cazzino, perché lì c'è qualcosa da fare, quindi a questo punto possiamo farlo. Quindi ancora posso livellare, ancora trovo i materiali per creare quello che mi occorre, e quindi ecco, vedete ragazzi, ho fatto bene a non andare a livellare. ダメだよ、クリフォードさん。フィーは渡さないよ。 無理やり奪うような真似はしねえさ。そんなやり方は俺の流儀には合わねえ。どうだ、フィ。今日から俺の相棒にならないか。はい。ああ、意思疎通ができるとこういうこともできるんだね。 そんな簡単に行くとは思ってねえさ。だが、いつか惚れられるような姿を見せて、お前を相棒にしてみせるぜ。<笑>だって、そうなったら考えてあげてもいいかもね。 Bene, sembrerebbe che possiamo proseguire, ci sarà un po' da fare ragazzi, io lo dico, vedete qui ci sono dei punti esclamativi, quindi c'è un po' da fare. きれいな花。あんなの見たことないよ。実は一度だけ仕事で扱ったことがあるんだけど、とっても珍しい花なんだよ。そうなの？やったじゃん、クラウディア。早速あるだけ買っていこうよ。うん、いいの。 珍しい花なんでしょ？今買っておかないと、またいつ手に入るのかわからないんじゃ。そんなの、ライザも同じだよ。 そのうち王都を離れなくちゃいけないし、ライザだって島に帰らなくちゃいけない。
どっちが先になるかはわからないけど、私たちまた離れ離れになっちゃうんだよ。そうなったら今度私たちが会えるのって何年後なの？それは今回みたいな偶然がなかったら、もしかしたら10年、それ以上会えないかもしれない。そうかもしれないけど、私ね、ちょっとだけ怖いの。ライザは私と違って友達を作るのが上手だから、きっとこれからたくさん友達が増えると思う。でも私は友達を作るのって苦手だから、だから今はウンとライザのことを独り占めして思いっきり楽しみたいんだ。あ、クラウディア。ごめんね、今の話は忘れて。クラウディアは離れてるのが不安なのかな。もしかしてずっとそのことを悩んでたの？そうだ、ならクラウディアにプレゼントを作ろう。どんなに離れてても私たちの友情は絶対だって分かってもらえるようなものを。でもそれってどんなものがいいのかな。Bene, qualcosa si aggiorna. Avete visto perché, ragazzi, ho fatto bene a non andare avanti. Sapevo che sarebbe potuto succedere qualcosa. Infatti, qui c'è ancora qualcosina da fare. Andiamo. Oramai conosco bene il titolo. Bene, sì, diciamo che lo conosco abbastanza bene, quindi. Parleranno oppure... Vediamo, lo scopriremo tra un po', non vi preoccupate. Seri-san, kono mae itteta tane tte donna no o sagashite ta no? Konadoru o sukuu no ni hitsuyou na mono yo. Konadoru? Anata tachi ga ikai to yobu basho no watashi ga sunde ita chiiki no nayo. Watashi wa あの地を浄化する力を持つ特別な植物の種を探しているの。浄化？そう、フィルフサに養分を吸われて腐敗してしまった地を浄化できる強い植物が欲しいの。そうだったんだ。心当たりある？農家やってるから植物には詳しい方だと思うんだけど、聞いたことないな。そんな植物本当に存在するの？わからないから探してるの。そっか。でもセリさんの目的は分かった。その植物の種探し、私も協力するよ。絶対にセリさんの故郷を浄化しよう。心強いわ。ちょっとそっけないような。それともこれがセリさんの普通なのかな。
Bene, dite che si può proseguire adesso al momento. Vediamo un attimino, sto vedendo se c'è qualcosa da fare qui nella mappa. Sembrerebbe di no, quindi ora possiamo andare. Ecco, possiamo andare qui, diciamo. Ecco, possiamo tornare nella mia fantomatica abitazione. Abbiamo qualcosina di nuovo da fare? Sì, devo creare un po' di cose, ne ho di cose qui da sintetizzare, da creare, ma non ci sono i materiali per tutto, quindi io vorrei andare a cercarli, ragazzi, ma come vedete qui c'è sempre qualcosina da fare, quindi non posso andare a livellare e cercare materiali, se no poi voi perdete un po'. Vediamo comunque. Questo non si può creare, quindi vediamo un po', questo invece possiamo, o almeno così sembrerebbe, via. Vediamo se mi bastano i materiali, perché come vedete ne ho pochi, ecco, quindi visto che ne ho pochi voglio ben sperare di riuscire nell'impresa. Comunque sembrerebbe che al momento sì ragazzi, va bene, posso farcela, posso tranquillamente farcela. Allora vediamo qui cosa posso aggiungere. Vai. Via, sintetizziamo, perché quello mi occorre. Ragazzi, mi occorre. Ok, via. Ok. そういえばこっちの女の子って 虫嫌いが多いんだっけ。確かパティも。 何がダメなんだろう。 Ok, qui possiamo ottenere dei nuovi materiali, Dovrò rigirare un po' tutta la mappa, ragazzi, però è bello così. È bello così, è sempre bello andare alla ricerca di nuovi ed esclusivi materiali che poi ci porteranno avanti giustamente nell'avventura. Allora vediamo se posso sintetizzare qualcos'altro che ci può far comodo. Vediamo un attimino. Ok, possiamo sintetizzare anche no, perché mi manca, vedete lì, mi manca il, anche qui mancano ingredienti, ok? Chiamiamoli così. Andiamo avanti, vediamo un po'. Sì, va bene. Abbiamo qualcos'altro? Beh, ragazzi, qui di cose da sintetizzare ce ne sono, e che mancano i materiali per farli, ecco, per portarli alla loro creazione, ok? Anche questo è nuovo, ma anche qui mancano materiali, quindi direi che al momento dobbiamo restare fermi qui, Allora, andiamo un attimo qui nelle skill, visto che ho 1600 punti. Vediamo cosa possiamo creare. Questo cos'è? Ah, questo mi sembra un materiale che mi serve, ragazzi, per creare qualcosina. Vediamo. Ho questa impressione. Vediamo un po' qui anche. Intanto questo andiamolo a creare, perché sembra che sia qualcosa che mi occorre. Poi cosa possiamo creare ancora? Questo?
Vediamo ancora qualcosa giù, magari. E qui la sferografia, ragazzi, è enorme. Ottimo. Io a volte mi sintetizzo qualcosa senza che registro i gameplay, perché tanto se sono cose che ho già, materiali che ho già sintetizzato, ragazzi, insomma, non occorre che ve lo faccio vedere, perché comunque vado a ricreare sempre i soliti materiali. Ecco, cosa succede ora? Vediamo un po' cosa succede. Ah, posso fare cose di massima qualità, quindi qualcosa si espande, una sferografia veramente enorme. Ce n'è di robina da fare qui, ragazzi, ce n'è veramente tanta. Vediamo un po', Un'altra scacciamo eh. canà. Vediamo se ho qualcosa da sintetizzare al momento. Vediamo. Anche se io credo di no, eh. Questa è la mia, purtroppo. Tranquilli che adesso andremo un po' avanti con il gameplay, tanto qualcosina da fare c'è, eh? Qualche discorsino, qualcosa. Allora, qui. Ragazzi, io Dunque. qui ho provato già, ma non riesco ad arrivare alla creazione, perché mi occorre un livello, non un livello più dei materiali. Ecco, vedete, ragazzi, ora posso crearlo. Ora posso crearlo. Allora, vediamo un po'. L'importante è che mi bastano i materiali, perché quando voi sbloccate, insomma, lì nella sferografia, poi dovete andare a crearlo. Non è che lo sbloccate ed è tutto pronto, e no. Quindi, vabbè, credo che oramai avete capito come funziona questa cosa qui, insomma, si può creare questo, quello. E poi, allora, vediamo un po' di alzare un po' il livello, eh. Vediamo un po' di alzare il livello, che fa sempre comodo. Ok, vai. Qui abbiamo qualcosina da inserire ancora? Ok, via, sintetizziamo. Voi lo acquistate lì con i punti nelle skill e poi lo si può creare. Quindi imparate questa cosa qui. Anche perché sono punti che vi danno, vedete, quindi. E adesso sembrerebbe che io posso passare alla creazione di quel materiale lì secondario. Bisogna vedere la strada da percorrere. Vediamo un attimino, eh. Questo gioco è basato sull'alchimia, quindi io non so se adesso vi annoiate a vedere questi passaggi qui di alchimia, ma ragazzi, credo che sia necessario e fondamentale. Quindi mettetevi comodi, che da fare ci sarà parecchio da fare, quindi. Ok. No, però adesso mi mancano. No. No. Quindi al momento non posso crearlo, eh. Però adesso ho creato il Gunpowder qui base, qui insomma, diciamo, e quindi con quell'oggetto io po posso forse andare a creare qualcosa di interno, come si può ben vedere. Vediamo, perché a me sembrava che è un materiale che mi serviva quello. Comunque adesso andiamo a vedere. Abbiamo un ricettario bello lunghetto, ma abbiamo anche molta robina da fare ancora. Ecco qui, vedete? Posso creare lì. Vediamo un po' la strada da fare. Vedete che adesso mi occorre il materiale che ho appena creato? Ragazzi, qui si espande sempre di più. E sarà sempre più un casino vedere come trovare tutti gli oggetti che mi occorrono, però io al momento non dico niente, proviamo a fare quello che bisogna fare e via, insomma. Proviamo, eh. Non si è aperto nulla perché credo che l'errore sia lì. Lì occorreva qualcosa di fuoco, secondo me. Ok, andiamo qui. Proviamo, eh. Ok. No.
Ok. Mi occorre questo. No, Maremma. Però aspettate, posso farcela, perché secondo me, ragazzi, ho sbagliato a piazzare. Ok. Avevo sbagliato a piazzare. No, non credo sia questo. Proviamo qui. Ok. No, ma lì non ho il materiale giusto da inserire. Che bordello, ragazzi. Credo che al momento non posso crearlo, Credo che al momento devo star fermo, ve lo dico. Qui bisogna inserire qualcosa. Proviamo. Io riprovo, ragazzi, ma i passaggi sono veramente miseri. Proviamoci, È un bordello, è veramente un bordello, ragazzi. No. Vabbè, ragazzi, dai, lo farò più avanti. Adesso non è il caso, non è il caso. Non è veramente il caso. Qui posso? So, andiamo avanti adesso. No, vabbè, dai, andiamo avanti, poi andrò a raccogliere i materiali che mi occorrono e più avanti faremo altro, insomma. Vediamo un po'. Ah, ok. Poi, allora, andiamo prima qui e poi ritorniamo in casa, insomma. Tanto vedete che comunque qualcosa da fare c'è. Quindi... sì, ok, c'è, ma dove? Andiamo avanti qui. Oppure bisogna andare in un orario un po' differente, perché... non mi compare nulla sulla mappa, un punto esclamativo, qualcosa, vediamo, a meno che non devo andare a parlare qui direttamente. Vabbè, ce ne torniamo a casa, che sicuramente ora partirà qualche discorsino, visto che viene indicato. E infatti...実はなったけど味が水っぽかったり青臭かったりするのとかさ、
そんなに味が安定しないんだ。栽培するのが超難しい作物ってことだね。今回持ってきたのだって本当にこれが好みの最高の味なのかも分かってないし、最低限安定した味の実を栽培する方法を見つけるまでは待つべきだと思う。確かに今のままじゃ商品として売るには危険だね。そういうこと。まあこっちももう少し手を加えてみるよ。さっきのお菓子は間違いなく絶品だからね。Non viene aggiunto nulla al momento per la storia. Allora facciamo che io vado a riposare, ma andiamo avanti di una giornata per vedere se insomma succede qualcosa andando lì in piazza, perché avete visto che in quell'orario purtroppo non è successo un bel niente. Ah, addirittura adesso si espande qui la situazione. Vabbè, comunque io esco un attimino qui per vedere se realmente una questione di orario. Sembrerebbe di no, sembrerebbe di no, quindi me ne torno dentro casa che c'è qualcosa da fare. Ecco qui, ho detto io. Ah, Seri-san, irasshai. Nani o tsukutte iru no?ちょっとした薬だよ。そう。錬金術が珍しいのかな。こんな真剣に見るなんて。ライザ、邪魔するぞ。アンペルさん、リラさん、今日は珍しいお客さんが来るな。ん？そちらはもしや。オフ連続。まさかこっちで出会えるなんて。シブドルのものじゃないな。氏族のセリ。するとあなたはシブドルの人。ああ、シブドルのリラ、ハクガ氏族だ。リラ、あなたも私たちの世界を救う方法を探しに来たの。ああ、セリ、すまないが外で話さないか。ええ、構わないわ。ありがとう。すまないライザ、また来る。そっか、同じオーレン族同士だもんね。積もる話もあるんだろうな。話というのはライザのことね。その通りだ。セリ、なぜライザに対してあれほど強い敵意を向ける？なぜ？ライザが錬金術師だからに決まっているわ。コナードルはプリント王国の錬金術師のせいで破壊されたのだから。それはシブドルも同じだ。私とてクリント王国の錬金術師を許すことはできない。だからセリの気持ちも理解はできる。同じ錬金術師であるライザに悪感情を抱くのもな。だがライザをお前の知る錬金術師と一緒だと思うのは間違いだ。
ライザも我々と同じクリント王国の錬金術師の行いを許せないと思っている一人だ。そして我々の世界を救うために尽力している良き錬金術師だ。現にライザは霊騎士族の住むグリムドルという地に奪われた水を取り返したこともあったからな。だから信じろと、私たちの世界を破壊した錬金術師を。いや、まさかこんな話で信用してもらえるとは思っていない。だがライザを見ていればいずれわかる。Benissimo, benissimo ragazzi, allora io direi di chiudere qui questo episodio di Ryza, tanto poi nel prossimo andremo un po' avanti, sì, si spera che si andrà un po' avanti. Allora, salvo la mia partita, io vorrei andare un po' a livellare, però non credo mi sia concesso. Comunque, a questo punto io ringrazio ancora Coach Media Games per avermi dato la possibilità di portare Atelier Ryza 2 sul mio canale YouTube. Una bellissima collaborazione e come sempre un ringraziamento a tutti i miei iscritti sul mio canale YouTube. Quindi un ringraziamento a tutto lo staff di Coach Media Games, un ringraziamento a tutti i miei iscritti sul canale. Vi do appuntamento con il prossimo episodio. Ciao a tutti dal vostro Diablotex e alla prossima, ciao!